Gladmin. Sono calcolate quasi 25.000 persone accorse per assistere a questo che è un autentico spettacolo, perché lo sci di notte, lo slalom in notturna è davvero uno show autentico che permette a tutti gli atleti di esprimersi al massimo. Peccato che questi ultimi qua lo debbano fare forse con una conduzione della pista, con una condizione della pista non ottimale. È partito il norvegese Aamodt, un centesimo per lui il vantaggio su Thomas Sikora. È partito molto tranquillo, nelle prime porte ha cercato proprio il ritmo, lo si è visto ad occhio nudo, adesso sta cercando di aumentare un po' il suo ruolino di marcia. Ecco, il pericolo è che quando si parte con una certa cautela è difficile innestare la marcia successiva. Qui continua a girare abbastanza intorno ai pali, perde 8 decimi, 78 centesimi, è tantissimo nei confronti di Sikora, ma qui rischia veramente di finire alle spalle anche di Blekus, che è terzo. O addirittura di Tescari. O addirittura di Tescari, perché continua a sciare con questa cadenza che non è certo il ritmo che gli ha permesso di arrivare quarto nello slalom di Wengen 15 giorni fa. Sta sciando come se ci fosse in foglia la combinata, ma la combinata qui non c'è. Avete visto inquadrato Mark Reiter, Sikora è quinto, un secondo e 13 è dietro al nostro Tescari, e qui paga probabilmente la fatica di questo trasferimento da Laxe qui a Schladni, in questo super gigante che non lo ha visto protagonista, perché infatti ricordiamo è stato soltanto quindicesimo, e forse Aamodt si rende conto che magari strategicamente una programmazione diversa gli avrebbe consentito di ottenere risultati diversi. Sì, lui aveva saltato la discesa di Wengen, per esempio, proprio per prepararsi allo slalom, ed era stato quarto. Naturalmente il super gigante è un po' il suo terreno favorito, a parte un po' questa stagione, e deve guardarsi le spalle soprattutto dagli attacchi di Alphen, che ancora, come dicevi nella prima manche, 7 gare nel settore velocità a disposizione. Kimura è partito, 13 centesimi il vantaggio del giapponese, davvero molto bravo, impeccabile in più di una circostanza quest'anno, adesso davvero si trova a disagio. Sì, a disagio, perché anche lui ha anticipato un attimo troppo presto il cambio sull'interno, non bisogna farlo su questa neve, soprattutto in queste curve così angolate disegnate da Stefano Dal Masso, guai, la neve artificiale non ti perdona. Comunque si è rimesso molto bene in carreggiata, purtroppo ha perso lassù, 43 centesimi a questo punto il suo distacco nei confronti di Sikora, che non ha sciato benissimo, ha commesso degli errori, però è stato sempre in linea, ha lottato con grinta questa volta Sikora, si è salvato direi più con la cattiveria e la grinta che con la classe, mentre Kimura deve fare un po' i conti con questa pista, che certo non lo agevola, perché ogni volta, soprattutto nelle curve verso sinistra, quelle più accentuate in questo tipo di pendio, non conduce al meglio. Kimura è secondo, 3 centesimi, che grande recupero, e se Kimura non avesse fatto non avesse avuto quell'incertezza, Kimura sarebbe andato al comando. Sicuramente, peccato per quell'errore di Kimura sopra, e questo però avvalora la mia ipotesi, la mia tesi, che Sikora non è stato grandissimo, perché sì, è rimasto in testa, anche se di soli 3 centesimi in confronti di Kimura. Ma devono scendere ancora 6 atleti. E di 36 in confronti di Everle, però non è il solito Sikora, perché ha commesso davvero tanti errori, soprattutto come assetto non l'ho visto assolutamente sicuro sullo sci, e questo è preoccupante prima di un mondiale. E questo invece è Thomas Stangassinger, il campione olimpico della specialità, lui che al termine della prima manche guida davanti a Sebastian Amie e al nostro Alberto Tomba. Classifica provvisoria: Sikora, secondo posto Kimura, staccato di 3 centesimi, terzo Everle a 36 centesimi, quarto Mlekus e quinto il nostro Fabrizio Tescari a 1 secondo e 5 centesimi. Ancora immagini su Thomas Stangassinger. Qui, intanto, eccolo, questo inquadrato invece Sebastian Amie, mentre vediamo la partenza del norvegese Jacke, lui ha 16 centesimi di vantaggio nei confronti di Sikora, e un Jacke che è andato davvero alla grande nell'ultima gara. Sì, alla grande, soprattutto perché ha cambiato tattica e tecnica nelle buche quando la pista è rovinata, tant'è che è salito al terzo posto della classifica nello slalom di Kitzbühel, e cerca di sciare soprattutto più sui due sci, e ci riesce abbastanza, tanto che ho visto dei bei buchi che si sono venuti a formare. Aveva 16 centesimi di vantaggio, poveraccio, si trova a pagare, perde 7 decimi, 54 centesimi deve recuperare, però oramai, ve l'abbiamo detto, è molto difficile. Può accadere di tutto in questa seconda mancia, ed è un vero peccato, perché guardate, Jacke così non può sciare, non deve. È tornato a sciare un po' come sia lui nelle buche, cioè dritto sul palo, poi si insacca, mentre la parte alta era riuscito ad arrotondare meglio e quindi essere più veloce in uscita. Intanto avete visto che aveva 54 centesimi, adesso 77, ha preso 2 decimi soltanto, o poco più, da Sikora nella seconda parte, pur sciando come ha sciato Jacke, quindi Sikora non ha sciato per niente bene. Devono ancora scendere Stangassinger, Amie, Tomba, Miklavce e Furuset. Furuset e Miklavce erano
quarti a pari merito al termine della prima manche. Obiettivo telecamera su Alberto Tomba. Oggi Alberto ha fatto davvero una gran prima manche e la miglior prima manche che ha proposto in questa stagione, sia rispetto a Campiglio, sia rispetto a Kranjska, sia rispetto a Chamonix e poi naturalmente a Keith Buell. Parte Andrei Miklavec, no, parte Furuset, sì, erano tutti qui a pari merito. E intanto perde l'esterno subito in questa curva verso sinistra, appena uscito dal cancelletto Furuset, che ha un mal di schiena incredibile, non voleva neanche correre, poi ha fatto questa grandissima prima manche. Peccato per questo errore, e adesso sta rischiando, perché ha detto, ho sbagliato, qualcosa ho perso, proviamo a usare un pochino di più, ed è buona la sua azione. Certo, in queste buche bisogna essere dei funamboli, vedete in quella figura l'anticipo che ha dovuto sostenere Furuset per non uscire di pista. Qui intanto in quella buca fa quello che può, un centesimo, aveva 28 centesimi, quindi ha perso 29 centesimi fino all'intermedio nei confronti di Sicora, ma non è stato irresistibile nella seconda parte. Vediamo adesso Furuset che si impapina un po' in quelle buche e lo sci, le viene fuori con esperienza. Sì, con esperienza, lo sci anziché correre, vedete che ogni volta si pianta, e purtroppo questi sono i risultati di queste scelte della Federazione Internazionale. 55 centesimi in ritardo di Furuset, resiste al comando Sicora, scatenando naturalmente l'entusiasmo delle migliaia di persone che sono assiepate, che sventano direi un numero infinito di bandiere. Non ci sono tantissimi tifosi di Alberto Tomba, la trasferta era molto molto lunga, soltanto un gruppetto di ragazzi di Tarvisio guidati da una scatenatissima ragazza, mi pare che si chiami Mina. Questo invece è Alberto Tomba, concentrato, tranquillo, un Alberto Tomba che sa di poter recitare un ruolo importante, se non decisivo, ai prossimi mondiali del sestriere. 28 centesimi il vantaggio di Andrei Miklavec nei confronti di Sicora. Sì, Miklavec era quarto al termine della prima manche, a pari merito appunto con Furuset, e vediamo questo atleta che è stato molto bravo, intanto scardina quel palo, rivedremo magari il rallentatore quel passaggio, è passato vicinissimo, penso in posizione regolare, ma mi piacerebbe comunque rivederlo. Lui che ha aumentato, ha alzato un pochino il baricentro e quindi è riuscito a sciare molto meglio nella prima manche, ma qui ha dovuto anche lui girare, pensate che aveva 28 centesimi, adesso si trova a dover recuperare 9 centesimi. Perde due decimi nei confronti di Sicora, proprio perché la pista si deteriora sempre più con il passare degli atleti. Vediamo questo Miklavec nella parte finale, peccato, grossissimo errore, proprio perché aveva aumentato troppo la velocità in quella tripla sedendosi, questo è il suo tallone d'Achille e si è cascato ancora una volta, peccato. E vedremo che cosa accadrà, perché il prossimo atleta a scendere sarà il nostro Alberto Tomba. Quarto posto per Andrei Miklavec e il gran recupero di Thomas Sicora. Thomas ha fatto una grande manche, non c'è dubbio. Sicora che resiste al comando con 3 centesimi su Kimura, 36 centesimi su Eberle. Eccolo qua inforcato invece, infatti vi dicevo che avrei voluto vederlo all'orientatore, e sembrava dall'altra telecamera, perché in diretta l'abbiamo visto con un'altra angolazione, sembrava che fosse passato regolarmente, invece va a schiacciare il palo poi con il piede dopo aver fatto passare la punta al di là del palo, quindi in posizione regolare. Guardate che tensione che c'è al traguardo, qui sono i norvegesi Aamodt, Stiansen e... Scusa, non avevo visto perché avevo la... Guardiamoci Alberto Tomba sulla classifica. Guardiamoci il nostro campione, il suo compito non è facile, ha 57 centesimi di vantaggio nei confronti di Sicora e ci fa subito prendere un grosso spavento. Sì, arretra subito e deve piegare le caviglie a questo punto, riportarsi avanti, perché in queste buche naturalmente questa sua tendenza ad arretrare potrebbe essere deleteria. Ma adesso è arrabbiato Alberto, perché ha visto che la pista ancora una volta è rovinata, ancora una volta gli hanno fatto questo sgarbo di invertire i 30 e sta camminando. Vediamo quanto gli è costato quell'errore nella parte alta. Sbaglia ancora qui Alberto, aveva 50, perde quasi tutto e ha perso 54 centesimi Alberto, e deve stare bene qua, deve riuscire ad andare ogni e volta, può farlo ogni volta, però lui in queste buche si insacca perché è molto pesante e non riesce ad andare via come se il terreno fosse duro, dove la neve, dove lo si risponde, e qui arretra ancora pericolosamente. Non è stato bene Alberto purtroppo in questa seconda parte della seconda manche. Vediamo subito il suo risultato, taglia il traguardo, primo posto, guardate, 36 centesimi, è riuscito a recuperare la parte finale, è straordinario. Lui non è d'accordo su questa regola, certo, ma è sempre il più forte. Ed è ancora una volta sul podio, però vi dicevo di Sicora, lui non ha lasciato bene Alberto in guardate questa, l'espressione di Thomas in questa seconda parte di gara, ma non ha lasciato bene neanche Sicora, anzi Sicora si è prodotto in una serie di errori che gli hanno impedito di rimanere davanti in questo, ad Alberto, in questo prodigioso recupero. Rivediamo in queste belle immagini di Alberto. Comunque vi ho detto, Alberto non ha lasciato bene in questa seconda manche, cercate di non fraintendervi, c'è una pista veramente rovinata e naturalmente noi siamo abituati a vedere un Alberto che va via in uscita di curva quando
quando vuole lui con grande rapidità, qui non lo può fare, deve assolutamente seguire le buche, è stato bravissimo. Ha consegnato lì sia Robert Brunner, andiamo alla partenza a seguire Thomas Stangassinger, ma il primo atleta che vedremo in azione è il francese Sébastien Amier. Intanto Alberto Tomba porta a casa l'85esimo podio e Sébastien Amier si fa davvero una grande sciocchezza alla partenza. Sì, gli è ceduto praticamente l'appoggio del bastoncino sinistro uscendo dal cancelletto, quindi 3 o 4 decimi li ha lasciati sicuramente, e poi subito dopo ha sbagliato cedendo ancora la tendenza di cambiare troppo presto, inclinandosi come ha fatto nella prima manche nella parte iniziale, ma poi nella seconda l'ha preso un grande ritmo. Vediamo cosa gli è costato questo errore, 22 centesimi addirittura incrementa, proprio perché si è arrabbiato, ha tirato via il freno a mano e ha mollato tutto quello che poteva mollare. Incredibile questa manche. E poi lui si sta prendendo tutti i rischi, tutti i rischi, ha sbagliato ancora, ma sta tirando come un dannato, proprio perché sa di non aver più niente da perdere, perché pensa di aver perso moltissimo tempo con gli errori commessi sopra e sta rischiando. Vediamo, avevo 22 centesimi di vantaggio all'intertempo, va al secondo posto, guardate, perde mezzo secondo dall'intertempo d'arrivo. Alberto Tomba conquista il suo 85esimo podio e adesso attenzione, perché c'è Thomas Stangassinger, forse c'è un po' la situazione che vedemmo a Lillehammer. Thomas Stangassinger, che è il campione olimpico della specialità, Alberto Tomba era al comando, lui seppe controllare il vantaggio al termine della prima manche proprio alla luce della sua grande esperienza e vinse. Allora auguri a Thomas Stangassinger. Beh, in questa seconda manche qui a Slami le cose sono un po' diverse però rispetto ad allora, intanto per le posizioni occupate dei due, cioè sempre primo Stangassinger, ma Tomba non era terzo a 22 centesimi, bensì era 12esimo o 13esimo e fece un grandissimo recupero. E allora fece veramente un grande recupero Thomas Stangassinger. Io ho detto naturalmente auguri a Thomas Stangassinger dal punto di vista sportivo, certamente noi ci culliamo questa bellissima posizione di Alberto Tomba, parte Thomas Stangassinger, 22 centesimi il vantaggio del campione austriaco nei confronti del nostro Alberto Tomba, deve superarsi, deve sciare ancora meglio della prima manche. È partito molto bene, come al solito, preciso, fluido in queste buche, sembra quasi che il terreno sia liscio, non ha commesso il benché minimo errore, qui rischia parecchio in questa verticale e adesso arriva nel punto dove c'è l'intermedio, dove ci sono queste due porte che si sono rovinate parecchie, vediamolo qui, è finito un po' lungo ma si salva molto bene, 51 centesimi, incremento su Alberto che aveva sbagliato nella parte sopra, Alberto ha commesso ancora qualche sparatura qui, Alberto. Questo errore gli costa molto caro e credo proprio che Alberto vada a vincere la sua prima gara della stagione, così ci auguriamo. Sarebbe davvero una grande prova per il nostro Alberto Tomba, che poteva vincere già a Kitzbühel la scorsa settimana. Thomas Stangassinger si avvicina al traguardo, l'errore che ha fatto potrebbe davvero penalizzarlo e così accade, 16 centesimi a vantaggio del nostro Alberto Tomba su Thomas Stangassinger. E per Alberto Tomba che vediamo andare al centro, l'applauso e l'applauso di tutti gli sportivi italiani. Chi credeva che Alberto Tomba non sarebbe diventato competitivo, eccolo qua, è servito. Questo è il nostro campione che anche sciando poco, anche facendo delle scelte agonistiche, si conferma grande leader, grande agonista. Questo è Alberto Tomba, il campione del mondo, il nostro campione. Ma un Alberto Tomba che